Buon pomeriggio e bentrovati a questa nuova edizione del TG6. Apriamo il nostro giornale andando a vedere il documento che è stato sottoscritto questa mattina a Pescara da Regione Abruzzo, amministrazioni comunali WWF, Lega Ambiente e Comitato Spontaneo Gestione Partecipata del Territorio relativamente ad una richiesta formale inviata ai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico di blocco definitivo del progetto di sfruttamento del giacimento di gas del Lago di Bomba. Siamo in Val di Sangro, in provincia di Chieti. Vediamo insieme il servizio. Regione Abruzzo, provincia di Chieti, sindaci del territorio WWF, Lega Ambiente e Comitato dei Cittadini Gestione Partecipata del Territorio di Bomba hanno sottoscritto le lettere che sono state inviate ai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico per invitarli a fermare il progetto di prelievo di gas al di sotto del Lago di Bomba. Un progetto dannoso per l'ambiente che mette a potenziale rischio le popolazioni locali, hanno sempre sottolineato gli ambientalisti e i comitati civici, rimarcando anche il fatto che ignori del tutto il principio di precauzione. Principio sollecitato da una sentenza del Consiglio di Stato. Il problema della subsidenza, ovvero dell'assoluta insicurezza che andando a trivellare lì non accada qualcosa non solo al Lago di Bomba ma ad altre aree territorialmente limitrofe, è stato sancito dal Consiglio di Stato. Il fatto di spostare di qualche centinaia di metri il punto in cui andare a trivellare non ci mette riparo da nessun tipo di attività degli effetti negativi di questo tipo di attività. E d'altro canto l'azione della Regione segue anche quella importante che ormai sta portando avanti da un po' di tempo e che vede per esempio sul decreto Calenda, sul decreto Trivelle, agire giudizialmente contro il governo. I documenti inviati a Roma sono tre: la richiesta di diniego alla valutazione di impatto ambientale VIA relativa all'istanza della CMI Energia denominata Colle Santo, la richiesta di ritiro del permesso di ricerca Montepallano rilasciato alle CMI Energia e la segnalazione di irregolarità nell'iter di VIA presso il Comitato VIA del Ministero dell'Ambiente. Stiamo scrivendo al Ministero dell'Ambiente e al Ministero dello Sviluppo Economico perché da una parte venga bocciato questo progetto che assurdamente è ancora in piedi dopo essere stato bocciato già dal Consiglio di Stato due volte dal Comitato VIA regionale e secondo perché venga cancellato il sito di bomba tra quelli sfruttabili. La società cerca a tutti i costi di ottenere questo permesso, il territorio è contrario e così in modo congiunto Regione, Provincia e Comune segniamo una tappa importante contro per questa battaglia. Adesso la politica in senso stretto con il percorso verso le elezioni del prossimo 4 marzo a Teramo. Per il momento l'unica candidatura ufficiale è quella di Giorgio D'Ignazio, candidato al proporzionale con la lista civica popolare del ministro Beatrice Lorenzin, che è in appoggio al centro-sinistra. Per il PD all'uninominale potrebbe correre il capogruppo in Regione Abruzzo Sandro Mariani, che però avrebbe imposto una condizione: la futura candidatura a sindaco della città di Teramo del rettore Luciano D'Amico. Nel proporzionale non sono scontati i posti blindati sia per Tommaso Ginoble che per Gianni Chiodi. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Candidature teramane per le prossime politiche? Tutto ancora da decidere, tranne per un'eccezione. Iniziamo da questa. Giorgio D'Ignazio, tancrediano di ferro, eletto alla regione per il nuovo centrodestra di Alfano, apprezzatissimo dal governatore D'Alfonso, che gli ha anche conferito alcuni incarichi istituzionali, è il primo candidato teramano ufficiale che correrà al proporzionale per la Camera, collegio Teramo-L'Aquila, con la lista civica popolare di Beatrice Lorenzin. Un passaggio dunque solo formale, il suo, quello dal centrodestra al centrosinistra, visto che D'Ignazio è da sempre un moderato che ha sempre potuto contare su consensi trasversali. All'inaugurazione della sua sede elettorale è previsto l'arrivo della sottosegretaria alla giustizia Federica Chiavaroli. Restando nel centro-sinistra, nel PD teramano, la discussione è ancora in atto. La direzione provinciale ha appena approvato un documento nel quale chiede al partito regionale di gratificare un territorio danneggiato dalle calamità come Teramo, individuando candidature blindate locali.
In pole position dovrebbe esserci il plurideputato Tommaso Ginoble, che i vertici in verità vorrebbero vedere misurarsi all'uninominale per blindare invece Camillo D'Alessandro. E poi la proposta di Sandro Mariani, capogruppo del PD in Consiglio regionale. Mariani accetterebbe la faticosa ed incerta candidatura all'uninominale ad una sola condizione: che il prossimo candidato sindaco di Teramo fosse il rettore dell'Università Luciano D'Amico. Per i 5 Stelle bisognerà aspettare le decisioni dei capi supremi del movimento, che scioglieranno la riserva sui nomi dei candidati votati in rete tra una settimana. Tra i teramani in buona posizione ci sono Valentina Corneli, avvocato di Roseto, e Fabio Berardini, ex consigliere comunale. A destra dicono tutti, ma proprio tutti, che l'unico ad avere una posizione blindata al proporzionale sarà l'ex governatore della regione Abruzzo Gianni Chiodi, anche se in Forza Italia vige il principio che a decidere alla fine sarà il cavaliere in persona. La fatica di trainare il carro forzista all'uninominale dovrebbe essere affidata al consigliere regionale Paolo Gatti, record man di preferenze, anche se il nome di Gian Donato Morra di Fratelli d'Italia piace molto alla coalizione. Le altre liste non ancora pervenute. Adesso la cronaca: è stato iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio colposo il padre della bambina di soli 2 mesi di Pescasseroli in provincia dell'Aquila, che mercoledì scorso, trasportata in ambulanza in condizioni disperate, è arrivata senza vita all'ospedale di Avezzano. Ieri l'uomo ha confessato al sostituto procuratore di Avezzano Maurizio Maria Cerrato che la piccola era caduta in casa mentre lui le stava dando il latte con il biberon. L'autopsia eseguita sabato dall'anatomopatologo Cristian Duvidio ha infatti evidenziato che le cause del decesso sarebbero da ricondurre ad una emorragia. Il PM trasmetterà gli atti alla procura di Sulmona, competente per territorio, appena conclusi gli adempimenti tecnici. Venerdì scorso i genitori della piccola avevano presentato una denuncia presso la procura di Avezzano. Il padre non aveva raccontato subito quanto accaduto. Adesso andiamo avanti e restiamo nell'Aquilano, andiamo nel capoluogo di regione. Un bilancio positivo quello dei carabinieri impegnati nell'ultima settimana nell'operazione Periferie Sicure, controlli serrati, denunce ed arresti. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare ogni forma di illegalità. Questo è l'obiettivo dell'operazione Periferie Sicure, svolta dal Comando Provinciale dei Carabinieri dell'Aquila dal 15 al 20 gennaio. I servizi straordinari di controllo del territorio hanno interessato la criminalità predatoria, in particolare per il contrasto ai furti, ma anche lo spaccio di sostanze stupefacenti, la sicurezza stradale e le violazioni in ambito commerciale legate alla vendita di prodotti contraffatti. Nella settimana appena trascorsa i militari hanno sottoposto a verifiche amministrative bar, sale giochi, pub e locali di intrattenimento interessati dalla movida. Sono stati controllati anche numerosi pregiudicati e persone colpite da misure di prevenzione personale, sottoposte ai domiciliari o in stato di detenzione domiciliare. Le attività sono state condotte principalmente nelle fasce pomeridiane, serali e notturne, con l'impiego di pattuglie delle stazioni carabinieri, dei nuclei operativi delle compagnie, e ha visto anche l'impiego del personale del nucleo investigativo del comando provinciale e dei rinforzi della compagnia di intervento operativo dell'ottavo reggimento Lazio, del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro dell'Aquila, del NAS di Pescara, delle unità cinofili del nucleo cinofili di Chieti. Le verifiche sono state prevalentemente condotte nei territori delle compagnie carabinieri dell'Aquila, Avezzano e Sulmona. Sono stati complessivamente impiegati 138 militari, con l'utilizzo di 63 mezzi, in totale identificati 303 soggetti, mentre 188 i veicoli controllati, dei quali 3 sottoposti a sequestro, 4 le persone arrestate, 22 denunciate in stato di libertà. Sequestrati complessivamente circa 500 grammi di hashish, oltre 62 di cocaina. Inoltre sono state effettuate 13 perquisizioni personali, 6 perquisizioni veicolari, 9 domiciliari. È stata sequestrata un'arma bianca. Infine sono 28 gli esercizi pubblici controllati, di cui 2 contravvenzionati, per un totale di 9 contravvenzioni contestate. Restiamo all'Aquila. Presto ci sarà la fusione fra le Camere di Commercio del capoluogo di regione di Teramo, entro il 2018. La CNA avrà un ruolo consistente nella composizione della nuova Camera, vista la grande presenza di associati. Numeri e dati snocciolati oggi in una conferenza stampa. Vediamola. Gli ospiti di questa conferenza
ad aprile il commissario aprirà formalmente i processi per il nuovo consiglio e dunque entro il 2018 sarà costituita la nuova Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, che nasce tra le fusioni della Camera di Commercio dell'Aquila e Teramo. Il presidente della Camera di Commercio di Teramo, Gloriano Lanciotti, ha dato l'annuncio durante una conferenza stampa. Teramo e L'Aquila catturano il 72% del movimento turistico. Resteranno comunque due sedi sul territorio, una all'Aquila e una a Teramo. La CNA, vista la sua consistenza, avrà un ruolo importantissimo nella formazione della nuova Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia. La Camera avrà 155 comuni, 618.000 abitanti, 79.474 4 imprese registrate, 9 miliardi di valore aggiunto, 1,7 miliardi di export. Il bilancio dei due enti è importante, un patrimonio di 17 milioni di euro, un attivo circolante di 24 milioni di euro, una disponibilità liquida di 17 milioni di euro, una dotazione organica di 80 unità lavorative. Per quanto riguarda la razionalizzazione del personale, ci sarà la riduzione di 10 unità lavorative, risparmio sul personale 468 mila euro. Rilancio delle zone interne e sostegno alle imprese del territorio sono gli obiettivi della CNA di Teramo e della CNA dell'Aquila. Sono stati presentati, sempre nel corso della stessa conferenza stampa, i dati relativi al tesseramento 2017 e tutte le iniziative messe in campo dalla CNA attraverso Filimprese per favorire l'accesso al credito delle aziende locali. Nel corso della stessa conferenza sono stati riassunti anche i dati relativi al cratere sismico 2009-2016. Per quanto riguarda L'Aquila, 108 comuni nel cratere. E per quanto riguarda la consistenza associativa della CNA, ci sono 1.546 imprese con 5.411 addetti. Si è parlato molto, in particolare ne ha parlato soprattutto il direttore della CNA Agostino Del Re, delle difficoltà delle imprese per accedere al credito. Il problema dell'accesso al credito resta un problema reale. Basti pensare che nonostante Confidi copra dal 40 all'80% dell'importo richiesto, le istruttorie sono lunghissime, le banche hanno degli iter lunghissimi e lo evidenziano i dati per quanto riguarda il credito nell'esercizio 2017. All'Aquila, con un numero di pratiche di 225, un importo deliberato di oltre 9 milioni di euro, quello erogato di oltre 4 milioni di euro, in istruttoria in banca 3 milioni di euro, ciò significa che il 50% è all'esame. Adesso torniamo a parlare della provincia di Chieti. Lungo la costa si lavora per l'acquisto degli immobili delle ferrovie che insistono sul percorso della pista ciclopedonale della Via Verde della Costa dei Trabocchi. L'ostacolo è rappresentato dai costi. Nel 2020 scadrà il contratto di comodato d'uso. Vediamo insieme il servizio. Proseguono gli incontri tra i comuni della Costa dei Trabocchi e Rete Ferroviaria Italiana per l'acquisto delle ex stazioni ferroviarie dismesse da acquisire al patrimonio pubblico degli enti interessati. Si tratta di immobili tra ex scali ferroviari, magazzini e alloggi per le quali le amministrazioni comunali hanno intenzione di realizzare servizi turistici sul futuro percorso ciclopedonale. L'ostacolo è relativo ai costi. Il valore degli immobili è di 4 milioni e mezzo di euro per Rete Ferroviaria Italiana, somma che non è nella disponibilità dei comuni. Vanno quindi cercate altre strade per sostenere l'acquisto e lo si dovrà fare in fretta. Il 5 febbraio 2020 è fissata infatti la scadenza del contratto di comodato d'uso sottoscritto nel 2014 tra RFI, provincia di Chieti e comuni costieri. I sindaci da tempo hanno chiesto al governatore D'Alfonso possibili finanziamenti per procedere al definitivo passaggio delle proprietà, mentre venerdì scorso in una riunione a Roma tra i sindaci Enrico Di Giuseppe Antonio per Fossacesia, Emiliano Bozzelli per San Vito Chietino e Roberto Di Vincenzo, presidente ISNART dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche del Consiglio Camerale, sono state chieste possibili soluzioni al presidente di Rete Ferroviaria Italiana Claudia Cattani. Con l'imminente avvio dei cantieri per la realizzazione della Via Verde lungo i 42 chilometri della Costa dei Trabocchi, il passaggio al patrimonio pubblico degli enti interessati, delle ex stazioni e delle altre pertinenze è diventata una priorità. Nelle prossime settimane i sindaci terranno a loro volta un incontro per definire idee e progetti per l'acquisto e la valorizzazione degli immobili che saranno successivamente portati all'attenzione del presidente D'Alfonso e del presidente della provincia Pupillo.
Ed ora a Pescara, dove ci siamo quasi per la riqualificazione di via Bernini e di altre strade del quadrilatero nord. All'incrocio con via Caravaggio sorgerà una nuova rotatoria, ci spiega di più il vice sindaco di Pescara Antonio Blasioli, intervistato da Paolo Renzetti. Tutto pronto per la riqualificazione di via Bernini a Pescara, ma soprattutto Blasioli, nascerà la tanto attesa rotatoria in quell'angolo con via Caravaggio. Sì, domani verrà allestito il cantiere, l'impresa è un'impresa di Tagliacozzo, l'importo dei lavori è di 90.000 euro con il circa 29% di ribasso. È un lavoro molto molto atteso perché non si tratta soltanto della rotatoria, si tratta di tutti i marciapiedi, quindi marciapiedi a norma su via Caravaggio, da via Tiepolo fino ad arrivare al parcheggio del Globo, quindi una messa in sicurezza prima di tutto dell'utenza debole. E poi anche questa rotatoria che è molto attesa dalla città, molto attesa anche in base ai dati dei sinistri stradali che ci sono stati forniti dalla nostra Polizia Municipale, che significa fluidificare molto il traffico tra via Bernini, via Caravaggio e il sottopasso ferroviario, ma anche rallentare la corsa degli autoveicoli in quell'incrocio e quindi mettere in sicurezza un po' anche l'utenza debole. Il tempo dei lavori è di 90 giorni, ma abbiamo già incontrato l'impresa, che è un'impresa, come abbiamo detto, di Tagliacozzo, già sta lavorando su Pescara e quindi presumiamo che molto prima dei 90 giorni di tempo si possa completare questo lavoro. L'amministrazione comunale che prosegue nei lavori nelle varie zone della città dopo la zona sud, ora vi state dedicando alla parte nord di Pescara. Alla parte nord, dove ci saranno tra l'altro 1.300.000 euro di investimenti con i fondi delle periferie che saranno destinati proprio al quartiere cosiddetto di Zanni, una parte nord della città di Pescara che diventerà proprio centrale poi nella questione della grande Pescara, che tra Montesilvano e Pescara, quindi tra Montesilvano e il confine con Francavilla, la parte di Piazza Duca al confine con Montesilvano diventerà proprio il centro di questo nuovo, di questa nuova grande città. E adesso apriamo la pagina dello sport e lo facciamo con la notizia di giornata che riguarda il Teramo, che ha deciso per l'esonero dell'ormai ex tecnico Antonino Asta. È costata cara la sconfitta interna contro il Vicenza sabato scorso. Asta è stato esonerato assieme al vice Giovanni Zichella e oggi alle 15 il presidente Campitelli terrà una conferenza stampa per spiegare un po' cosa sta accadendo nel clan Teramo. Al capolinea ci sarebbe anche l'esperienza del direttore sportivo Giorgio Repetto e noi ne parliamo nel dettaglio andando in diretta dallo stadio Bonolis di Teramo, dove eccolo qui c'è il nostro Jacopo Forcella. Jacopo, buongiorno e raccontaci che cosa sta accadendo in questa mattinata davvero convulsa per il Teramo. A te. Buon pomeriggio Alfredo, buon pomeriggio anche a tutti i nostri telespettatori in diretta dallo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, che oggi lunedì avrebbe dovuto praticamente ospitare solo la ripresa degli allenamenti in casa biancorossa e invece oggi la sala stampa dell'impianto di Piano Daccio sarà il palcoscenico della conferenza stampa di Campitelli dopo che c'è stato un lunedì mattina davvero che ha scatenato un cataclisma in casa Teramo. Esonerato Antonino Asta, esonerato il suo vice Giovanni Zichella, non il preparatore atletico che faceva parte dello staff di Antonino Asta, Daniel Perazzolo. Queste sono le notizie ufficiali. Per ufficiosa vi possiamo dare anche che è molto a rischio la posizione del direttore sportivo Giorgio Repetto, che aveva un contratto, che ha un contratto di un anno con il Teramo, che quindi va a scadenza giugno 2018. Ovviamente vi possiamo dire che quasi certamente il sostituto di Antonino Asta sarà Ottavio Palladini, ex allenatore della San Benedettese, che era stato vicino al Teramo e che aveva perso il ballottaggio in estate proprio con Asta, dovrebbe assedersi con 6 mesi di ritardo di fatto sulla panchina del Teramo. Con lui, nel caso in cui dovesse saltare anche la figura di Giorgio Repetto, Sandro Federico, ovviamente anche lui più volte vicino al Teramo l'anno scorso e che adesso sembra pronto per raccogliere l'eredità proprio dell'ex direttore generale del Pescara, ma a far discutere ovviamente sono i 5 allenatori in 2 anni che praticamente ha di fatto divorato Campitelli e la cosa particolare è che nelle ultime stagioni Campitelli ha fatto praticamente saltare anche le poltrone di direttore sportivo, direttore generale, insomma mettetela un po' come vi pare. La figura dirigenziale tecnica che deve occuparsi della costruzione della squadra
spesso e volentieri è venuta a mancare. Io al mio fianco pregherei di raggiungerla la collega Ania Cantagalli, a cui chiedo un piccolo resoconto. Buongiorno, buongiorno Ania. Buongiorno a voi. Alle 15 questa conferenza stampa, dicevamo, è particolare il fatto non tanto dell'esonero del quarto allenatore in due anni, ma soprattutto della figura probabile, lo ripetiamo, ancora non ufficiale, del direttore sportivo. Sì, un po' particolare, tanto ormai Jacopo lo possiamo dire che c'era maretta da diverse settimane tra Luciano Campitelli e il direttore sportivo Giorgio Repetto. Sappiamo che le parti praticamente ormai facevano anche fatica a parlarsi. Si sopportavano. Esatto, si sopportavano per una causa in comune, adesso pare che si sia arrivati effettivamente all'addio, o si stia per arrivare all'addio con l'arrivo probabile di Sandro Federico. È una rivoluzione che non tutti si aspettavano in casa Teramo, soprattutto perché magari la si aspettava soltanto per l'appunto nella figura del direttore sportivo, paradossalmente, e non per quella del tecnico Antonino Asta. Invece il patron ha deciso in maniera differente. Alla ripresa degli allenamenti probabilmente la squadra avrà già un nuovo allenatore tra poco. Sappiamo che dopo la conferenza la stessa squadra verrà tenuta a rapporto dal presidente per dare delle comunicazioni, e intanto possiamo dire che comunque c'è già un nuovo acquisto. Sì, si tratta di Idrissa Camara. Sì, Camara praticamente arriverà in prestito, da quello che sappiamo, dall'Avellino, una mezza punta, una seconda punta, andrà a rinforzare il reparto avanzato che ha perso nelle scorse settimane Foggia e Sumaré, e dopo Camara, che comunque, di cui comunque attendiamo l'ufficialità, ci dovrebbe essere anche l'arrivo di un centravanti. Che dovrebbe essere, grazie Ania, che dovrebbe essere Tunkara, che insomma giocatore della Lazio, che è balzato anche qualche tempo fa agli onori delle cronache per un battibecco in tribuna allo Stadio Olimpico, ma poco importa, è un ragazzo di grandissima prospettiva, è un giocatore che interessa, che piace. Da qui a dire che arriverà a Teramo ce ne passa, ma è un giocatore che piace. Alle 15 dunque conferenza stampa del presidente Campitelli, ripetiamo la notizia ufficiale, via Asta e il suo vice Giovanni Zichella, a rischio, molto a rischio anche la posizione di Giorgio Repetto. Per quanto riguarda la sostituzione di Asta, in pole position, anzi praticamente quasi fatta, Ottavio Palladini. Per il momento è tutto, a voi. Grazie a Jacopo Forcella per questi aggiornamenti sulla situazione in casa Teramo. Naturalmente alle 17 vi proporremo anche la conferenza stampa di questo pomeriggio, che si svolgerà, come avete sentito, tra poco alle ore 15, e dunque potrete seguire sulla nostra emittente alle 17 anche la conferenza stampa per avere dalla viva voce del presidente Campitelli tutti gli aggiornamenti. Noi adesso invece andiamo in Serie B per parlare del Pescara. Dopo il successo di Foggia è già tornato ieri al lavoro il Delfino. I biancazzurri sono infatti attesi dall'anticipo di venerdì allo stadio Adriatico Cornacchia contro il Perugia. La vittoria dello Zaccheria ha riportato entusiasmo nella squadra, che ha dato così continuità ai risultati delle ultime tre gare del 2017 ed ha agganciato lo Spezia all'ottavo posto in classifica. Soddisfazione anche nelle parole del match winner di Foggia, Leonardo Mancuso, che andiamo ad ascoltare. Quanto vale per te questo gol dopo un periodo in cui avevi giocato anche bene, però non eri riuscito ad incidere? Invece oggi è arrivata questa rete, tra l'altro in una partita, lo sai bene, molto sentita dai tifosi del Pescara. Lo so, infatti sono contento anche per questo, perché so quanto i tifosi ci tenevano a questa partita e anche quanto ci teneva tutta la squadra e tutto l'ambiente, quindi è un gol che mi rende particolarmente felice. Cosa può cambiare questa vittoria, che fa seguito a risultati positivi che c'erano stati prima della sosta, un successo importante in trasferta la vigilia della gara con il Perugia? Insomma, l'obiettivo, siete rientrati in zona playoff dopo diversi mesi, ora l'obiettivo è quello di salire ancora. Ma la classifica credo che in questo momento vada guardata sì e no. Io mi auguro che la squadra lavori in settimana con grande entusiasmo e voglia di migliorarsi, perché
il mister ha ragione, dobbiamo migliorare perché abbiamo dei grossi margini di miglioramento e credo che facendo così, allenandoci in settimana tutti insieme, con unione, con la voglia giusta per migliorarci, possiamo fare un gran girone di ritorno. State recuperando diversi infortunati, dalla prossima gara ci sarà anche Gravion, uno degli ultimi acquisti del Pescara, ci sarà più possibilità di scelta, ma in avanti Mancuso è sempre più padrone di una maglia da titolare. Zeman ti ha fatto sempre giocare fino ad oggi. Sì, sì, fa piacere la fiducia del mister, sicuramente però siamo una squadra completa, come ci sono io ci sono anche altri ragazzi che durante la settimana si allenano alla grande e il mister ha veramente tanta scelta, quindi anche i nuovi che arrivano ci daranno sicuramente una grossa mano e noi dobbiamo essere bravi ad accoglierli nel modo giusto e a farli partecipi del nostro progetto. E adesso invece scendiamo in Serie D con una prestazione scintillante. L'Avastese si lascia alle spalle le prime due sconfitte del 2018 e batte il Pineto anche più nettamente di quanto non dica il 3-1 del finale. Si ferma invece a 15 la striscia di risultati utili consecutivi per la squadra di Amaulo. Vediamo la partita insieme. Torna a brillare in campionato l'Avastese che, trascinata da un Nicola Fiore in giornata di grazia, si aggiudica con pieno merito per 3-1 il derby con il Pineto, fortificando la terza piazza ma portandosi a meno 4 dalla piazza d'onore grazie al KO interno della Vis Pesaro. Le due sconfitte con San Marino e Avezzano sono ormai in archivio, con all'orizzonte la gara di domenica prossima in casa della capolista Matelica. Colavitto conferma Maronilli in difesa ma in attacco schiera Tedesco per Bittaie. Nel Pineto mister Amaulo manda in campo la miglior formazione con Pezzotti, Ciarcelluti e Tomassini in avanti. All'Aragona freddo e cielo nuvoloso con un migliaio di tifosi sugli spalti, dirige Tesi Di Lucca. Inizio di partita un po' contratto dei padroni di casa chiamati a riscattare i due KO consecutivi. Al settimo la prima emozione di marca locale con un tiro insidioso di Stivaletta che impegna Giachetta in una difficile respinta. Al quattordicesimo Tomassini, lanciato sul filo del fuorigioco, si presenta tutto solo davanti a Camerlengo ma sbaglia incredibilmente il gol del vantaggio. Gli ospiti si fanno preferire almeno inizialmente sul piano del gioco e della manovra corale, con Pezzotti pericoloso al sedicesimo con un tiro a fil di palo. Le emozioni si susseguono visto che un minuto dopo Fiore in area pinetese alza sopra la traversa. Al diciottesimo per l'Avastese sembra fatta ma Tedesco in area va a colpire il palo pieno della porta ospite con Giachetta battuto. La gara dell'Aragona è piacevole con le due squadre che si affrontano a viso aperto e con la formazione biancorossa che trova il vantaggio con un eurogol di Fiore che al ventitresimo mette la palla all'incrocio dei 25 metri facendo esplodere la gioia dei supporters di casa. La squadra di Colavitto controlla le sfuriate del Pineto e al 39esimo arriva così ad un passo dal raddoppio con Tedesco che va a colpire questa volta la traversa della porta di Giachetta dopo il palo del 18esimo minuto. Ma quella di oggi è la giornata di Nicola Fiore che al 43esimo colpisce questa volta su punizione disegnando un'altra parabola deliziosa per il 2-0 con cui si chiude il primo tempo e la ripresa si apre al secondo con il 3-0 per la formazione del presidente Bolami grazie ad una rete griffata da Stivaletta che dopo un'azione prepotente entra in area e con un tiro angolato supera il portiere del Pineto per la terza volta. Gara che termina con largo anticipo visto che poi al sesto Lonetti chiama ancora Giachetta al miracolo prima del poker sfiorato in scivolata sotto rete da Tedesco. Il Pineto quasi scompare dal campo e così al decimo arriva un rigore per la formazione di casa per un tocco in area pinetese di Veroni con la mano. Tesi indica il dischetto dagli 11 metri. Leonetti calcia però debolmente fra le braccia di Giachetta che para. Amaulo effetta tre cambi in un sol colpo mandando in campo Zane, Orlando e Gragnoli per Marianeschi, Pepe e Ciarcelluti, ma in campo domina la squadra di Colavitto che al 19esimo con Tedesco arriva ad un passo dal 4-0. Il Pineto si vede finalmente al 20esimo
con una conclusione violenta di Pezzotti che trova la pronta risposta di Camerlengo. Ancora Vastese al 25esimo con Giachetta che dice no a Leonetti, poi minuti finali di gara con un gol divorato da Tomassini al 27esimo a conferma della giornata negativa dei biancazzurri, che trovano il gol della bandiera al 46esimo grazie a Di Rocco. Finisce così dopo 6 minuti di recupero con il tripudio della Vastese che tocca quota 40 in classifica e fa festa con i suoi tifosi, mentre per il Pineto arriva una sconfitta che allontana di nuovo la zona playoff. Prima di chiudere un messaggio di servizio, l'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici a pagamento per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che si terranno il 4 marzo 2018. A tal fine informa che nella propria sede di Silvi, in strada statale Nord 26, per le informazioni col numero telefonico 085 93 00 20 è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse, che concerne il costo per la trasmissione dei messaggi, la collocazione all'interno del palinsesto e gli standard tecnici richiesti, oltre al termine di consegna per il materiale eventualmente autoprodotto. La persona eventualmente da contattare per ogni informazione è Quintino Pallante. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che alle 17 potrete seguire la conferenza stampa del presidente del Teramo Campitelli che riguarda l'esonero dell'allenatore del Teramo Antonino Asta avvenuto proprio questa mattina. È davvero tutto, grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento con la nostra programmazione.